raid di furti in farmacie e negozi e manette un 18enne nordafricano proveniente dal Milanese. Ritrovata e restituita una tela rubata ad un aronese, la tela è stata restituita dai carabinieri di Firenze. Sabato arriva nel Viscio la 14esima tappa del Giro d'Italia, attenzione alle strade chiuse. Berio ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori, De Santi vice sindaco, Moscatiello alla cultura, new entry Cerutti. Conclusi i lavori di rifacimento dell'area esterna dell'oratorio a Villa d'Ossola, 27 e 28 maggio la festa di inaugurazione. Ai playoff di calcio CSI, clamorosa eliminazione ai quarti dell'Hellas Verbania, Regno di Napoli sconfitta da Rizzano. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In apertura di giornale la cronaca, perché i carabinieri hanno individuato e arrestato l'autore dei numerosi furti in farmacie e negozi avvenuti nelle scorse settimane nel VCO. Era stato tra i protagonisti del raid di furti nelle farmacie e negozi tra Ossola e Gravellona Toce nella notte del 27 dicembre scorso. In manette un altro componente della banda delle farmacie. I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, un 18enne di origine nordafricana. Il giovane è accusato di aver commesso ben 7 furti in una sola notte ai danni di farmacie e bar di Gravellona Toce e Ornavasso. Il giovane, insieme ad altri complici, ha fatto prima irruzione in una farmacia di Gravellona Toce. Dopo aver infranto la porta di vetro, la banda si è impossessata della cassa automatica. Hanno poi colpito una tabaccheria gravellonese, rubando diverse stecche di sigarette e gratta e vinci, per spostarsi poi nel comune di Ornavasso e lì facendo razzia in un'altra farmacia, in un centro benessere e in un bar. Il gruppo quella notte aveva tentato anche l'ingresso in un'abitazione, ma gli inquilini, sentendo i primi rumori, avevano acceso le luci di casa e ciò era stato sufficiente a far desistere la banda. L'indomani sono subito scattate le indagini dei carabinieri, che, raccolte tutte le denunce ed effettuato i sopralluoghi, hanno subito compreso che i colpi erano stati commessi dallo stesso gruppo e così, analizzando le immagini di videosorveglianza presenti in alcuni esercizi commerciali colpiti, è stato possibile riordinare i tasselli del raid organizzato e comprendere che il gruppo aveva base a Milano. I ladri erano arrivati verso il Verbano utilizzando il treno. Inoltre, dopo pochi giorni, dei soggetti nordafricani erano stati arrestati in provincia di Novara, sempre per furti in danno di farmacie. Da lì la scoperta che i soggetti erano almeno in parte gli stessi, ipotesi poi pienamente confermata dall'analisi della geolocalizzazione dei loro smartphone. Concluse le indagini, è stato chiesto l'arresto nei confronti dell'unico appartenente maggiorenne, misura concessa dal GIP di Verbania. Al giovane l'ordinanza cautelare è stata notificata in carcere, dove si trovava già per i colpi messi a segno nel novarese ad inizio anno, mentre la posizione dell'altro complice identificato, privo di documenti ma riscontrato tramite esame radiografico della dimensione delle ossa corporee, ancora minore di 18 anni, è al vaglio della Procura per i minorenni di Torino. E ancora in seguimento, nella notte tra lunedì e martedì, lungo la statale 34 del Lago Maggiore a Fondo Toce, una pattuglia della Volante ha intimato, accendendo sirene e lampeggianti, l'alta ad un'auto ritenuta sospetta con a bordo 3 persone. Il conducente non si è fermato, ha fatto inversione a 2 ed è fuggito a tutta velocità. Poi ha abbandonato l'auto, si è allontanato a piedi assieme agli altri 2. Gli agenti li hanno raggiunti. Il conducente, proprietario della vettura, è un 23enne della provincia di Milano. Durante la fuga aveva gettato un panetto di 100 grammi di hashish, che i poliziotti hanno però recuperato. Dalla perquisizione dell'auto sono saltati fuori anche un coltello con una lama lunga 12 cm e un bastone di legno di 71 cm. Il 23enne è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. E ancora, i carabinieri di Firenze, della tutela del patrimonio culturale, hanno ritrovato e restituito al legittimo proprietario, un aronese, una tela rubata. I carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze restituiscono ad un privato cittadino di Arona un dipinto olio su tela intitolato Le lavandaie, firmato dall'artista Alessandro Vanotti e datato 1895, trafugato il 1 aprile 1997 da una villa privata di Arona. Il dipinto è firmato dall'artista, ritrattista, paesista ed esecutore di opere pittoriche di genere Vanotti. L'opera è stata sequestrata presso un antiquario con sede nel Pistoiese in seguito al riscontro condotto dai militari sui cataloghi d'arte
d'arte disponibili online. L'individuazione è stata possibile grazie alla comparazione delle migliaia di immagini contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di accertarne l'illecita provenienza. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, ha permesso ai militari del nucleo TPC di Firenze di appurare l'acquisto in buona fede del dipinto da parte dell'antiquario. Il risultato di oggi testimonia l'importanza della catalogazione, anche fotografica, dei beni d'arte posseduti anche dai privati, che risulta preziosissima in fase di denuncia, favorendo l'alimentazione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, strumento indispensabile in uso ai carabinieri dell'arte per recuperare, anche a distanza di anni, beni di cui si erano perse ormai le tracce e, come in questo caso, di grande valore affettivo. Ora voltiamo pagina, parliamo del Giro d'Italia che è prossimo ad arrivare sulle nostre strade. Già, ma attenzione perché la viabilità subirà una sorta di rivoluzione. Sabato, con la 14ª tappa da Siera Cassano Magnago, passa il Giro d'Italia, spettacolo di grande livello, vetrina eccezionale per il territorio, ma anche disagio per la chiusura delle strade interessate dalla Corsa Rosa, benché si tratti di un evento noto da almeno 6 mesi. Gli orari di inibizione al traffico rispetto alle precedenti occasioni in cui vi era un coordinamento generale variano di località in località. In particolare la strada del Passo del Sempione sarà chiusa in entrambi i sensi dalle 10.30 alle 15.30. In località Varzo, viaggiando verso la Svizzera, chiusure stradali dalle 11.30 in direzione Domodossola dalle 12 fino alle 15.30 in entrambi i casi. Nel centro di Domodossola la corsa toccherà via Sempione, via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Gramsci, piazza Matteotti, via Bonomelli, via Trabucchi, via Torino e Regione Nosere, chiuse dalle ore 10.50 con direzione Sempione e dalle 12.30 con direzione Villa Dossola, sede del traguardo volante in zona Villaggio Sisma, sino all'avvenuto passaggio. La strada statale 34 del Lago Maggiore dall'abitato di Mergozzo in direzione Baveno-Stresa sarà chiusa dalle 13.45 sino alle 16. Attenzione, in particolare per chi dovrà uscire o arrivare a Verbania, necessario organizzarsi per tempo, visto che la corsa toccherà un punto cardine come la rotonda di Fondotoce. A Stresa, sede del secondo traguardo volante, il lungo lago sarà chiuso al traffico dalle 12.30 sino all'avvenuto passaggio della corsa. Questo per permettere anche la partenza della tappa del Giro E da Piazza Marconi, gara amatoriale di contorno con biciclette dalla pedalata assistita che si corre sui finali delle tappe del Giro d'Italia. Giunta da Rona, la gara toccherà via Cantoni, via Berrini, piazza De Filippi, corso Liberazione, via Matteotti, corso Repubblica, per terminare nell'abitato aronese in viale Baracca. Anche all'ombra del San Carlone, strade chiuse dalle 12.45 alle 17. Si consiglia comunque di visitare i siti delle varie amministrazioni comunali per consultare nello specifico le ordinanze di chiusura. Imponente l'organizzazione con 200 ed oltre addetti ai lavori tra forze dell'ordine e volontari delle varie associazioni a presidiare le strade che si attendono tutte addobbate di rosa nonostante il previsto maltempo. Francesco Gagliardelli è stato riconfermato alla presidenza del distretto turistico. Oggi a Stresa si è riunita l'assemblea dove sono stati rinnovati anche i vertici del CDA. Francesco Gagliardelli riconfermato alla presidenza del distretto dei laghi, si preannuncia quindi altro lavoro da fare. Sì, è stato un momento importante, sono contento e ringrazio tutti i soci, la regione in primis e tutti coloro che hanno seguito, creduto e collaborato con il distretto in questi anni. Saranno altri 3 anni di lavoro importante che dovrà rappresentare la continuazione, no? Quindi di ciò che è stato impostato in questi primi 3 anni. Quindi ci sarà tanto da lavorare, come abbiamo detto, non perdiamo tempo a testa bassa, la stagione ormai è già iniziata, quindi dobbiamo continuare ad essere attenti a tutto ciò che riguarda le esigenze del nostro territorio e dei nostri turisti. Si è parlato nell'assemblea della rappresentanza dei territori nel CDA, lei come la vede?
Sì, il concetto di rappresentanza è un concetto importante, è un concetto che è sempre stato considerato e sostenuto, e quindi credo che insomma oggi i soci abbiano fatto valere anche non solo la parte della rappresentanza, ma la parte, diciamo, legata al peso specifico delle quote del capitale rappresentato, così come recita lo statuto. Un suo obiettivo per i prossimi 3 anni? L'obiettivo è quello di portare avanti chiaramente tutto ciò che il distretto ha già iniziato e portare a compimento il progetto sulla digitalizzazione informatica e sul tracciamento dei profili, che è uno degli elementi più importanti e assolutamente indispensabili per riuscire ad arrivare ed essere pronti alle sfide del futuro. Con Gagliardelli nel consiglio di amministrazione del distretto sono stati eletti anche Oreste Primatesta, Vanessa Mineo, Alessandro Porrini ed Elena Ponetti. Ora torniamo sulle elezioni di Omegna, o meglio, si chiude la pagina delle elezioni perché oggi la neosindaco Berio ha nominato la squadra di governo. Fumata bianca, Gianni De Santi ha sciolto le riserve e ha accettato il ruolo di vice sindaco prospettatogli da Daniele Berio. Si occuperà di bilancio, tributi e patrimonio. La conferma definitiva è arrivata ieri sera, anche perché il PD lo aveva indicato come uomo di fiducia e riferimento all'interno della giunta. Giunta che è stata designata ufficialmente in mattinata con la firma delle deleghe da parte di Berio, che poi ha partecipato alla riunione del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola. Mimma Moscatiello, la più votata di tutti, sarà assessore alla cultura, all'istruzione, alla protezione civile e alle politiche del lavoro. La sua figura sarà fondamentale anche per la sua capacità di ascoltare la città. Della vecchia giunta ci saranno Katia Viscardi e Franco Gemelli. La prima sarà assessore alle politiche sociali, terrà i rapporti con il CIS e si occuperà anche di ambiente, mentre il secondo sarà uomo di riferimento nei rapporti con i quartieri, le associazioni di volontariato e si occuperà di viabilità, polizia locale e manutenzione. La new entry è il geometra Maurizio Cerutti, che fa parte di Omegna si cambia e che è stato nominato per prendere il posto di Andrea Viganò, per lui assessorato ai lavori pubblici e all'urbanistica. Entro una decina di giorni spazio poi al primo consiglio comunale. Ed ora la sanità, perché l'ASL del VCO risponde alle dichiarazioni dei giorni scorsi del sindaco di Gravellona, nonché presidente della rappresentanza dei sindaci Gianni Morandi, in relazione alle comunicazioni pubbliche del sindaco in merito alle caratteristiche dei DEA previsti nell'ambito della demolizione e ricostruzione dei 2 ospedali. L'ASL ricorda che il presidente Cirio e l'assessore Icardi nella riunione del 9 maggio si sono resi disponibili, ove il Consiglio regionale deliberi a favore della scelta della rigenerazione dei 2 presidi a gestione diretta del territorio nelle sedi attuali, a negoziare con il Ministero una deroga alla normativa attuale vigente in materia di standard ospedalieri. I termini di contenuto e di contorno della deroga sono di competenza del Ministero, e ancora solo a valle di questa decisione e nel caso che la stessa fosse negativa dovremmo valutare tecnicamente come adeguare la nostra organizzazione, tenendo conto peraltro che gli standard con indicazioni di minimo da garantire e che eventuali servizi di maggiore ampiezza devono essere valutati a legislazione vigente in base alla loro sostenibilità economica gestionale in relazione alle risorse disponibili. Ora invece parliamo del Consiglio Comunale di Arona, che si è riunito nei giorni scorsi. Il Consiglio Comunale di Arona ha deliberato di nominare cittadino onorario il manager Davide Zanchi, amministratore delegato del centro commerciale San Martino di Novara. Lo ha fatto con tutti i voti della maggioranza più quello di Piero Di Ippolito, Forza Italia. Il sindaco Federico Monti e il vice Alberto Gusmeroli hanno annunciato le motivazioni. Oltre a essere disponibile per sostenere eventi culturali e sociali, Zanchi è stato promotore per cospicue donazioni ai cittadini di Arona nel momento del Covid-19, sia attraverso il reperimento di 50 saturimetri che con generi alimentari per le famiglie nello stato di necessità. La consegna ufficiale della pergamena si terrà con un'apposita cerimonia. Non è filata liscia però l'approvazione, in quanto, prima della trattazione dell'argomento, i consiglieri di Arona Domani hanno chiesto che il punto fosse discusso in seduta segreta. Respinta questa ipotesi, i consiglieri Carla Torelli, Nezza Edumi, Roberto Buttà e Camillo Cavanna hanno abbandonato l'aula. In un successivo comunicato motivano il loro dissenso. Siamo stati messi di fronte al fatto compiuto, negando la libertà di discussione con voto segreto, trattandosi di valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di una persona. Non abbiamo potuto far altro che abbandonare la seduta come segno di protesta di fronte al metodo.
Non entriamo nel merito del nominativo delle motivazioni, crediamo che questa sia la prima cittadinanza onoraria che viene riconosciuta con voto della maggioranza e non all'unanimità. In precedenza il Consiglio aveva deliberato il finanziamento di numerose opere, tra queste il parcheggio e il campetto di calcio in via Soardi nella frazione di Daniente. Verranno realizzati a raso una quarantina di posti auto e a lato un campetto di calcio. Nella via saranno rifatti tutti i sottoservizi e verranno presi in considerazione i lavori per il rifacimento dei bagni nell'adiacente parco giochi, dove trova sede l'associazione Felice Cavallotti. Ora siamo al consueto spazio del giovedì in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della BCO, dunque Donare per Crescere. Oggi facciamo tappa a Villa D'Ossola per parlare del progetto che ha visto la conclusione dei lavori del rifacimento dell'area esterna dell'oratorio di Villa D'Ossola, un progetto sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria e che nel weekend di fine maggio vedrà il taglio del nastro. Siamo a Villa D'Ossola, all'oratorio San Domenico Savio, dove alle battute finali il progetto Tutti in Campo. Sì, come hai detto te, siamo finalmente giunti al termine e ricordo l'appuntamento del weekend del 27 e 28 maggio, dove si terrà l'inaugurazione. Il clou sarà la messa delle 18 di domenica, dove ci sarà la messa per i benefattori e al termine l'inaugurazione in sé. Chi ha contribuito? I principali contribuenti sono stati Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria VCO. Quando sono iniziati i lavori e quando si sono conclusi? I lavori sono iniziati alla fine di dicembre e sono terminati all'inizio di questo mese, giusto in tempo per l'inizio del Grest dell'estate. Come si è sviluppato il progetto? Allora, Don Alberto ci ha proposto questa bellissima idea che poi siamo riusciti a far diventare realtà, mettendoci tutti in campo come il nome del progetto, e lo abbiamo fatto tramite diverse proposte che abbiamo deciso di porre alla comunità, visto che questo lo definiamo un progetto di comunità per creare un grande centro aggregativo, e abbiamo fatto diverse raccolte fondi e appunto siamo riusciti poi a concludere il tutto con una bellissima serata tenuta alla fabbrica di Villa D'Ossola, chiamata Tutti in Scena, dove ci siamo messi in gioco noi e diverse associazioni che ci hanno aiutato per concludere al meglio questa raccolta. E così sono nate tutte le cose che vediamo qui alle nostre spalle. Sì, diciamo che è veramente qualcosa di bellissimo poter vedere questi campi rinnovati e ancora più belli. Cambiamo argomento per raccontarvi del nuovo step raggiunto dal progetto B in Ossola, presentato nei giorni scorsi all'Ossola Outdoor Center, e allora vediamo. Raggiungiamo una nuova tappa del nostro percorso, arricchendo il progetto B in Ossola con un giardino botanico intorno alle nostre arnie. Quindi abbiamo installato, utilizzando dei materiali di riciclo, dei vasi con all'interno delle piante mellifere e con un sistema di irrigazione, di innaffiamento delle piante completamente autonomo mediante l'impiego delle acque piovane che cadono proprio sul tetto dell'Ossola Outdoor Center. È completamente autonomo perché il sistema di irrigazione è alimentato da un sistema con una pompettina collegata a un pannellino fotovoltaico. Quindi siamo molto orgogliosi di presentare questo progetto, che verrà anche questo divulgato come il progetto B in Ossola alle scuole che in queste settimane, in questi mesi, hanno frequentato i nostri laboratori. Fate conto che in questi pochissimi mesi sono stati presenti qua all'Ossola Outdoor Center oltre a 30 classi per un totale di più di 500 alunni. E a proposito di api, sabato prossimo la Valle Antigorio ricorderà la figura di Arturo Prina, il padre dell'apicoltura ossolana. Lo farà con un concerto del coro degli Alpini Domesi e del coro Giovani Voci Alpine, i bimbi della scuola primaria di Baceno. Sono state organizzate anche diverse conferenze per sensibilizzare proprio l'opinione pubblica sul ruolo delle api, dell'agricoltura sostenibile. Il tutto è stato promosso in collaborazione con l'Istituto Agrario Fobelli, la comunità Slow Food della scuola, l'Associazione Produttori Apistici, la condotta Slow Food Ossola in occasione della Giornata Mondiale delle Api. La giornata inizierà a Crodo alle 9.30 presso il convitto dell'Istituto Agrario, dove si parlerà di apiterapia, il mondo delle api e il ruolo fondamentale per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile. Verrà inoltre presentata la neocostituita azienda agraria annessa all'Istituto Agrario, il progetto
progetto AgriSeed, seguiti dall'inaugurazione dell'orto didattico. L'occasione avrà anche un risvolto benefico, infatti le offerte raccolte saranno destinate al progetto Colore Verde Cuore in ricordo di Arturo Prina per la riqualificazione e piantumazione dell'area sportiva di Baceno, progetto che vede la collaborazione anche dell'amministrazione comunale. Degustazione dedicata ai vini della Valpolicella nei giorni scorsi a Stresa e per le prossime settimane AIS Verbania promuove un evento dedicato agli spumanti italiani. 8 vini in degustazione per scoprire il territorio della Valpolicella. Tutti i posti esauriti per la serata all'Hotel Desil Borrome di Stresa organizzata da AIS Verbania con il Consorzio per la tutela vini Valpolicella. Continuiamo il nostro giro d'Italia alla ricerca dei vini e ultimamente eravamo stati in Piemonte con il Grignolino e adesso facciamo un bel salto, andiamo dall'altra parte, ci spostiamo in Veneto e in Veneto non potevamo che non andare in Valpolicella. Siamo tra le valli del fiume Adige e il lago di Garda sul lato ovest e i Monti Lessini a nord e a est. Questa denominazione comprende l'intera fascia pedemontana della provincia di Verona, interessando 19 comuni di cui 5 nella zona classica. Che cosa ci raccontano i vini di questa sera? Raccontano un territorio e raccontano la grande versatilità di questo territorio perché la Valpolicella è nota in tutto il mondo soprattutto per l'Amarone e per il Ripasso che sono vini che d'altra parte affermano il blasone del Made in Italy e non hanno bisogno di grandi presentazioni, ma stasera faremo di più. Scopriremo altre referenze della Valpolicella come il Valpolicella DOC e la sua versione superiore che meglio di altre referenze stiamo appurando parlano del terroir. Qualche numero del territorio dei produttori della Valpolicella? La Valpolicella è una denominazione numericamente abbastanza importante nel senso che comprende 2250 produttori di uva, circa 340 cantine imbottigliatrici e una produzione annua che orbita tra i 73 e i 74 milioni di bottiglie. Che cosa vorrebbe lasciare nel pubblico di questa sera? E intanto devo dire che venire in Piemonte a parlare di vini rossi è un grande onore e lo faccio con grande umiltà. E di sicuro però vorrei lasciare degli spunti molto interessanti di confronto anche perché non si parla di competitor ma di denominazioni da cui imparare e quindi le degustazioni sono sempre un'ottima occasione per imparare a vicenda. Come continua il viaggio in Italia nelle prossime settimane con AIS Verbania? Allora, diciamo che la scelta è stata una scelta dettata anche dalla stagione. Prossimo giro non andiamo in un'area specifica, ma andiamo a scoprire gli spumanti italiani. Dove e quando? Sempre qui a Stresa, dovrebbe essere la seconda metà di giugno, adesso dobbiamo individuare la data. Ci saranno diverse bottiglie quindi ed etichette in degustazione? Se va male sono 20, se va bene sono 26. Lo sport, partiamo dal calcio CSI. Sorprese a non finire nei play-off del CSI. Partiamo dalla più grossa, vale a dire la clamorosa eliminazione ai quarti della dominatrice della stagione, l'Hellas Verbania Regno di Napoli, che nel calcio a 7 è stata sconfitta 3-2 dal lanciatissimo Arizzano, arrivato al massimo della forma nel momento decisivo della stagione. Fattore campo saltato anche nella sfida tra Santino e Osteria via Briona Domo, con gli ossolani che si sono imposti 2-1. Bene il Luzzogno che ha piegato piuttosto agevolmente il Biganzolo 4-1, mentre il Masera United in una sfida appassionante fino all'ultimo ha avuto ragione 5-4 della Roba Ducia. Ora le semifinali che metteranno di fronte Arizzano, Osteria via Briona Domo e Masera United Luzzogno. Si gioca sabato alle 18 e alle 19.30 a San Francesco che sabato prossimo invece sarà sede della finalissima. Nel calcio a 5 l'eterna sfida tra Real Cutrone e Divin Porcello ha visto per la prima volta il sorriso di Ghetti e compagni che si sono imposti ai calci di rigore 9-8 dopo il 4-4 dei supplementari. Tiratissima anche l'altra semifinale con il Pistacchieri che ha sconfitto di misura il Luzzogno. La finale è in calendario lunedì alle 21.30 sui campi della Selva di Giffa, preceduta dalla finalina. Ora il basket femminile.
Primo Open Day dedicato al basket femminile a Domenica, ce ne saranno altri nelle prossime settimane in altri centri della provincia. Lo stato di salute del basket femminile, Fabio? Beh, diciamo che ci sono segnali confortanti da più piazze. Qui il tentativo a Domenica di mettere di nuovo insieme un gruppo almeno under 13 per poter fare qualcosa di concreto. L'idea era di proporre Azzurra come terreno di comunione per più centri mini basket. Sappiamo che altri si stanno attrezzando perché i numeri sembrano comunque essere in aumento. Non sarà un problema se ci fossero anche più squadre sul territorio, vuol dire che il basket femminile può avere un futuro. Come chi è interessato cosa deve fare? Allora, ci saranno altri open day come questo, chi volesse venire a provare con le bimbe nate dal 2010 in poi, faremo sapere tramite i social e i canali media quelle che saranno le nuove date e le nuove sedi. Se si riuscirà a ottenere un risultato accettabile per i prossimi anni, si potrà anche pensare ad Azzurra come un catalizzatore del gruppo femminile, senza nulla togliere alle altre piazze che vorranno nel frattempo attrezzarsi. L'importante per noi è che si crei un polo anche in questa provincia e non che le ragazze che vogliono giocare debbano fare chilometri per riuscire a trovare una squadra. Questo è stato sempre l'obiettivo di Azzurra fin dalla sua nascita e vorrebbe continuare a esserlo. È tutto, grazie e buona serata.